una mostra che racconta una parte fondamentale della nostra storia recente attraverso una città laboratorio come Berlino. È una mostra che rientra a tutti gli effetti all'interno della programmazione del Marca, che è una programmazione internazionale, e questa è la mostra più esauriente realizzata da un'istituzione pubblica su quella che è l'arte berlinese all'inizio degli anni Ottanta, che ha avuto un'importanza determinante per la storia europea. La mostra affronta una serie di problematiche e una serie di relazioni rispetto alla grande avventura della pittura. Ci sono gli artisti storici, i maestri, ovvero Markus Lupertz, Bernd Köbeling, Georg Baselitz e soprattutto Karl Ernst Oedicke, che è un po' il traghettatore, colui che catalizza l'attenzione dei giovani artisti intorno alla pittura. E poi c'è Berlino, c'è questa città dilaniata ma anche così vitale, che non è solo una scenografia ma è per gli artisti un punto di riferimento intorno alla quale sviluppano la loro pittura irruente. E evidentemente la mostra affronta la relazione tra questi maestri storici e i cosiddetti nuovi selvaggi, ovvero Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Bernd Zimmer e Salomè. Berlino 80 prosegue sino al 9 ottobre, è un'occasione per confrontarsi con i grandi valori della pittura attraverso una grande mostra composta da 70 opere in chiave multimediale.